Buon pomeriggio a tutti voi che siete intervenuti oggi all'invito che Darci ha esteso appunto ai nostri soci, agli amici, agli estimatori. È un'iniziativa, quella di oggi, un po' particolare, nel senso che nell'attività, nei vari progetti che Darci realizza, rientrano sempre le presentazioni di libri. Ma di solito presentiamo libri di letteratura, di poeti, di storia, di varie scienze, così. Penso sia la prima volta che presentiamo invece un libro dedicato ai ragazzi. Ed è con piacere che ospitiamo Mario Serico, che è un amico, fra l'altro, che ha scritto questo bel libro, Il teatro da favole. Divertenti atti unici per le scuole materne e primarie. Quindi è un'iniziativa veramente particolare per noi dell'Arci, che di solito seguiamo filoni di diverso tipo. Ma Mario Serico è un personaggio molto noto a Rovigo, lui è un attore, recitato con la compagnia Teatro Insieme di Sarzano, poeta, cantante, riunisce in sé scrittore, una serie di attività artistiche che è difficile trovare in una persona. E quindi io mi complimento con lui, non è la prima fatica che lui ha realizzato. Qui c'è un altro libro che magari potremo presentare in un'altra occasione, I poeti di Via Margutta, è una raccolta di poesie di 8 poeti, fra cui rientra ancora Mario Serico. Bene, io non vorrei tediarvi più di tanto con questa mia introduzione, darei la parola a te Mario, così spieghi un po' il senso di questo tuo lavoro. Sì, grazie sì. A tutti voi. Allora, io vorrei iniziare con leggervi la presentazione, perché è un po' questo il sunto del libro, no? Intanto anche qui si parla anche un po' di quello che è stata la collaborazione umana proprio con persone con cui mi sono trovato molto bene e che mi hanno dato stimolo per scrivere queste cose. Allora, è stato possibile mettere in scena questi atti unici solo grazie alla collaborazione con le insegnanti, genitori, personale, i bambini della scuola materna di San Pio X di Sarzano, che qui abbiamo due rappresentanti, nei pressi di Rovigo, che si sono resi disponibili come attori, scenografi, costumisti, truccatori, eccetera, tutto quello che era, diciamo, necessario per fare nel nostro piccolo queste cose, queste rappresentazioni. Il loro entusiasmo mi ha coinvolto a tal punto da mettermi a scrivere questi soggetti con lo scopo di essere nel contempo divertenti ed educativi. Poi vi spiegherà Leandra Caterina perché di questo discorso educativi cosa significa in realtà. Di fatto ogni anno gli insegnanti sceglievano un argomento da sviluppare nell'arco del percorso scolastico, come ad esempio i 5 sensi, le forze della natura, l'educazione stradale, gli stati d'animo e così via. Il tutto arricchito da riflessioni sull'argomento facenti parte del testo rappresentato. Ad un'attenta analisi post spettacoli sono emerse alcune interessanti considerazioni. La prima riguarda i genitori che attraverso l'interpretazione di personaggi quasi fiabeschi recuperavano la loro latente parte bambina, tanto che l'imbarazzo e la rigidità delle prime prove andavano come per magia scomparendo per lasciare spazio all'entusiasmo, alle improvvisazioni e soprattutto a tante risate liberatorie. E arrivavamo lì, ciao, buongiorno, inizialmente e poi invece sono diventata una festa, ecco, questo era un po' il discorso. La seconda riflessione è stata osservando i bambini che da spettatori, vedendo i genitori ridere, giocare, farsi smorfie e dispetti, comportandosi in definitiva proprio come loro, scoprivano con mamma e papà un nuovo rapporto più spontaneo e paritario. Cioè perché il genitore un po' si abbassava a livello dei loro bambini, che faceva nascere in loro una gioiosa ammirazione. La terza, dal mio punto di vista, è una considerazione più generale su ciò che vedo e percepisco nella odierna società in riferimento ai bambini. Torno con il pensiero alla mia infanzia, fatta di lunghe ore di gioco all'aria aperta, a contatto con la natura, assieme a molti amici, a sfogarsi, a ridere, a urlare, a litigare, a inventare nuovi giochi. Oggi,
con molti meno bambini e pochi spazi liberi e limitati, divertirsi è diventato un'impresa. Per poterlo fare i genitori si devono organizzare e fare incontrare i loro figli non più di due o tre per un'oretta o due e dove. In un appartamento o alla grande nei giardini pubblici, ma tutto rigorosamente sotto controllo. Le alternative a questo sono la TV, gli smartphone, i tablet, eccetera, ma sempre rigorosamente da soli. A mio avviso la carenza di giochi spontanei e di risate è ormai cronica e magari organizzare e mettere in atto queste piccole commedie sotto le festività natalizie, pasquali o di fine anno scolastico possono essere momenti conviviali di conoscenza reciproca al di là dei programmi da svolgere o dei doveri quotidiani. Ecco, questo è un po' diciamo, il sunto di questo lavoro. Aggiungo a questo una rivista dove, adesso ho tolto il foglio, scusate un attimo che la pagina, c'era praticamente una psicoterapeuta molto interessante, solo questo, vi leggo solo due, che sciocco, avevo messo lo segnalibro. Eccolo qua. No, quasi. Una questa. Questa psicoterapeuta fa fiabaterapia. C'è la fiabaterapia che la mette in atto sia con i bambini che con gli adulti, dice adulti le fiabe. In realtà lei attraverso questo meccanismo fa, diciamo, inventare delle fiabe ai suoi pazienti, no? E questi nella fantasia del loro, diciamo, della loro ricerca di personaggi, quello che può essere, tornavano, diciamo, recuperavano un po' quella parte bambina, se vogliamo, che andava un po' a colmare quella loro angoscia, quel loro stato d'animo, quella loro ansietà, eccetera. Questo l'ha verificato in 40 anni di lavoro. Che miseria, dove è andata a finire? Ed è interessante perché io quando, cioè mi sono riferito a questo, perché quando io scrivevo queste cose veramente mi sentivo in uno stato d'animo che era bellissimo, era una cosa, mi divertivo in tutti, anche i problemi, quello che era la mia vita, no, giornaliera, mi scomparivano per immergermi in questo mondo, favole, gnomi, fate, quello che poteva essere, capito? Ecco, questo veramente è un'esperienza da provare. E questa signora, una persona sì, no? Trovali YouTube. Prova a trovarlo, va. Questa signora appunto ha fatto questa, in 40 anni di esperienza, ha raccolto veramente tante testimonianze di persone che hanno avuto degli scontri interessanti. Io adesso inviterei la Caterina a venire qui e la Daniela a dire due parole sulla loro esperienza, perché abbiamo la coordinatrice Caterina della scuola materna. In quanti anni è che abbiamo fatto? 10 anni? No, di più. Dal 2001. Allora vieni anche così ti ho trovato. Grazie. Tutto è iniziato. Presento Caterina e Daniela, che sono appunto facenti parte di questa scuola materna di Sardano San Pio X. Prego. Veramente tutto è iniziato nel 2001, mi ricordo la collega Cinzia, quando ti avevamo chiamato per la fiaba di Cappuccetto Rosso. E da prima la collaborazione, diciamo, è iniziata che facevi regia a questi genitori. Facevi regia a questi genitori con queste fiabe che già erano scritte e dopo... Ciao, buongiorno a tutti. E dopo è nata la collaborazione in cui tu stesso hai scritto, perché dicevamo un progetto che era annuale, come emozioni, sì, 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 vari progetti, buona. E tu appunto ci scrivevi a... Sì, sì, scrivevo adatto, questi sì, atti unici sull'argomento, sì. Che trattavano. A questo proposito volevo dire che appunto grazie a questa loro, diciamo, questa loro idea, sarebbe corretto chi dovesse mettere in scena questi atti unici appunto
preparare i ragazzi a questi argomenti. Prendo esempio banale, uno qualsiasi, ogni commediola, ogni atto unico ha un oggetto, no? L'oggetto è quello che poi viene trattato nella commedia, no? Per esempio, 6 folletti quasi perfetti, questo è un po' il titolo della prima commedia, no? Oggetto, leggera e divertente disamina delle fragilità, delle problematiche dei bambini. Fatta Serenella educa i suoi folletti a entrare nei loro piccoli cuori per aiutarli, incoraggiarli e dare loro dei consigli nei momenti di difficoltà. E quindi i personaggi sviluppano questo tema attraverso ovviamente dei dialoghi che sono divertenti, perché un bambino non è che puoi fare cose meglio, cose no, i bambini però divertendosi, e grazie anche a loro che avevano già preparato il terreno questa cosa, e diventava, come si può dire, la ciliegina sulla torta di fine anno in cui si faceva giusto la cosa. Certo, sulle emozioni si completava proprio. Esatto. E ecco, possiamo dire che sono state tutte esperienze bellissime, perché come hai già detto tu, è stato bello, è arricchente per i bambini, perché erano orgogliosi di sapere, ma c'è anche la mia mamma che resta, esatto. Ma c'è il mio papà. Poi vederli era proprio uno stupore, una gioia. Sì. Per i genitori, perché hanno tessuto anche delle amicizie. È vero, bellissimo. E come dice Mario, appunto, io che ero presente alle prove, vedevo come si divertivano. E Mario gli faceva ritornare un po' all'ordine, alla serietà. Loro si divertivano veramente tanto, perché dopo tante ore di lavoro, e lo stesso, venivano molto motivati, molto studiavano, esatto, dicevano che si preparavano. Ah, sì. Abbiamo avuto delle soddisfazioni molto grandi. Sì. Ci sono stati genitori che hanno ripetuto per più anni anche. Certo. E per noi è stato bello appunto vedere queste persone che erano felici, anche diciamo il giorno della festa si completava con la gioia di tutti, di vedere un figlio, genitori che... Esatto. Che recitavano per tutti loro. Esatto. Sì, ma anche tra voi i genitori, sì, non sì, si creava una confidenza, sì. Perché non era, no, vabbè, era buongiorno, modo... buonasera, invece no, ciao Caterina, ciao sono Giuseppe, che c'era Alberto, sì. Via discorrendo, no? Ecco, quindi si creava un'atmosfera di confidenza bella, insomma, spontanea, ecco, soprattutto appunto durante le prove, che io mi ricordo bene, sì. Insomma, rispetto alle prime prove che erano molto... diciamo intenzione, no? Sì, esatto, poi dopo 3-4 prove non vedevano l'ora di fare le prove, perché si divertivano davanti, no? Cioè, perché in qualche modo si ritornavano loro, io per primo, bambini, cioè questa parte che abbiamo ludica dentro di noi, che non dobbiamo mai buttare via, ma dobbiamo sempre coltivare, perché è quella lì che ci dà espressività, creatività, altrimenti perdiamo, a mio modesto parere, La perdiamo, insomma, ecco, restiamo un po' così, un po' superficiali, se vogliamo, no? Sì, c'è tante cose da fare nella vita, però, insomma. Daniela, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo dire, a parte la recita di fine anno, l'entusiasmo di tutti, sì. Diciamo, perché anche gli altri volevamo sì. Vedere, insomma, questi lavori fatti dai genitori che con grande entusiasmo partecipavano. E poi volevo sottolineare una cosa, che tanti di quei genitori che hanno partecipato sono entrati nel Teatro Insieme di Sarzano, esatto, a fare gli attori, sì. Che continuano tuttora a fare gli attrici, gli attori, insomma, ecco, sì, quindi sì, sì. È stato come un lancio, ecco. Un percorso per loro, esatto, che si sono, esatto. Sono appassionati quindi, al teatro. E dopo che si è capitato veramente a fare teatro, sì, quello sì, vero, sì. Sul serio, ecco. Sì, sono, certo. Ecco, tutto qua. E dobbiamo solo ringraziare appunto Mario della sua amicizia, ringrazio voi, della sua collaborazione, grazie, delle sue competenze. Grazie, come avete dato questa possibilità. E chissà che magari si possa riprendere, chi lo sa, non lo so, quest'anno o nel prossimo. Vediamo, sì. può essere, sai, perché allora, certo che 20 anni fa, insomma, c'era un'altra atmosfera, sì. Io ero leggermente più giovane, qualcuno era leggermente. Per cui sono anche più forte, più anche... comunque dai, vediamo, grazie. Grazie ragazze. Volevo leggervi, sempre riguardo il discorso dell'oggetto, l'oggetto di quello che è ogni lavoro, no? Qui c'è una voce narrante che
dice qualcosa che è stata scritta qui nella copertina, quattro copertina da parte della, dell'editore, che è della sì, La festa d'estate si intitola questa commediola qua, praticamente dove le forze della natura, i gnomi, sì, che si trovano con gli animali, eccetera, così fanno festa, ecco, una cosa, se vogliamo, anche rispetto, insegnare il rispetto della natura ai bambini, che è importante, perché stiamo andando verso una situazione che è paradossale. Dico solo una cosa, veloce, ma è perché tante cose, qualcuno ha sentito parlare. Allora, negli oceani ci sono isole di plastica incredibili, ce n'è una addirittura che è più grande dell'isola iberica, cioè della Spagna più il Portogallo insieme, no? E ce ne sono a decine. Allora, vogliamo andare avanti così? Se non insegniamo ai bambini un po' di rispetto per le cose, per la natura, per quello che può essere, i valori, no? Che li possono accompagnare, perché altrimenti creiamo alle prossime generazioni un mondo che, non so io, cioè, non li invidio per niente, no? E poi, non so, le carrette, le navi che sono state affondate nel Mediterraneo, vabbè, non sono argomenti adesso, però tanto per fare un accenno, no? Piene di rifiuti tossici nel Mediterraneo, ragazzi, tra poco il Mediterraneo comincia a bollire, ecco, per dire, no? Ecco, quindi, ecco, leggo solo questo, no? Il narratore dice, alla fine, no? Eh sì, cari bambini, è così, ogni anno gnomi, fate, animali festeggiano insieme la natura che amano, rispettano e proteggono. Fatelo anche voi, cominciando a rispettare il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria, anche gli animali e le piante che sono i nostri compagni di viaggio in questa vita vanno rispettati. Ecco, questo è un po' il sunto, no? Poi, vabbè, si parla di educazione stradale, si parla di scuola multietnica, perché anche questo è un argomento che sempre più sarà il futuro delle scuole, no? Se andiamo avanti così, non so, saremo metà e metà, o forse anche di più, saranno i ragazzi che vengono da benissimo, che vengono pure, sembra che abbiano. Bisogna però, ecco, cercare di italianizzarli un po', che si sentano italiani, magari non ospiti o indesiderati, insomma, quindi magari ci fosse un coinvolgimento. Ecco, questo è un po' il discorso. Ah, volevo leggervi solo una cosa, mi hanno fatto un appunto qua, tanto per dire, no, qua che si parla di commedie divertenti, ma saranno davvero divertenti? Ecco, questo allora, dunque, vediamo. Ah sì, uno delle 55, uno delle commedie si intitola La tribù dei cinque sensi. Una tribù di indiani, no? Dove l'argomento che appunto loro trattavano era appunto i cinque sensi del corpo umano, no? Quindi ci sono i vari personaggi, per dire, indiani, sapete che loro hanno dei nomi un po' particolari, no? C'è grandi orecchie in capo tribù, naso di volpe, ovviamente c'è un odorato molto, no? Che è il figlio, occhio di pernice, la figlia che vede benissimo, dito sensibile il figlio che sente tutto, e poi cornacchia che brontola la moglie, perché è un po' così, ecco, diciamo, il personaggio, ossa rotta il nonno e cicala stonata la nonna. Comunque, ecco, sono divertenti in questo senso, no? Perché solo dito. Allora, nella scena iniziale, vediamo se la trovo, ah sì, ecco, c'è cicala stonata, che è la nonna, che è cieca, non ci vede, e viene accompagnata da Occhio di Pernice, la nipote, no? Allora lei dice, cicala stonata, Occhio di Pernice, vieni qua e siediti al mio fianco. Sì, nonna, cicala stonata, cosa vuoi che faccia per te? Lo sai che sono cieca, allora ti chiedo, visto che hai la vista più acuta di tutta la tribù, guarda un po' l'orizzonte, raccontami cosa vedi. Allora Occhio di Pernice si alza, si mette così. Vedo il sole alto nel cielo. Oh, sento infatti il suo calore nel mio volto. E poi vedo un puma in cima alla collina. Bellissimo animale. Poi vedo un'aquila che vola alta nel cielo e sta tornando verso il suo nido. Ma Occhio di Pernice, come fai a essere sicura che vada verso il nido? Perché stringe nel becco un topolino grigio con delle macchioline bianche nel muso. Che carino! Ecco, ora è arrivata al nido accolta da due splendidi aquilotti che fanno festa. Cicala stonata la nonna.
cosa voglia il ciclo della vita? Ma che vista meravigliosa, nipote mia! E poi cosa vedi? Vedo un nuvolo di mosche che sta venendo verso di noi dalla collina. Un nuvolo di mosche. Mosche? Che schifo! Sono molte? Sono esattamente 48, nonna. Cioè, vista acuta a distanza di chilometri. Allora è meglio che rientri nella capanna. Tranquilla, non saranno qui prima di 4-5 ore. Meno male, faranno, cioè uno che vede a chilometri di distanza, racconta 48 mosche, vabbè, questo un po' ecco, sono lo spirito con cui diciamo, ecco, vengono, sono state scritte queste cose, fa ridere i bambini, ma anche i genitori, se ridono, fanno divertire anche i loro figli. E quindi l'argomento sarebbe il fatto che oggi come oggi, i genitori purtroppo hanno sempre poco tempo per giocare con i bambini, questo è... veramente invece secondo me bisogna creare questo equilibrio, bisognerebbe, capisco che i problemi sono tanti. Ecco, allora volevo leggervi ecco, quell'argomento che ha trovato per me, grazie. Allora, dicevo, parlavo prima di quella psicoterapeuta, si chiama Paola Sant'Agostino, psicologa e psicoterapeuta. Ha elaborato una tecnica di utilizzo terapeutico della fiaba su cui conduce attualmente workshop e seminari. Tra le sue pubblicazioni, Guarire con una fiaba, Petrinelli Editore. Allora, la domanda è, traendo spunto dalla sua esperienza, quanto è efficace lo strumento della fiaboterapia per aiutare adulti e bambini ad affrontare situazioni difficili come la malattia? Qui parliamo di malattia proprio, no? Noi vogliamo così dire... Lei dice, posso affermare che la fiaboterapia ha effetti veramente incredibili. L'ho utilizzato ho utilizzato le fiabe per più di 40 anni in psicoterapia e nel counseling, sviluppando un metodo di applicazione personale. E sono ancora stupefatta e affascinata dai risultati. Inventare una fiaba ad occhi chiusi facilita la risoluzione di problemi relativamente emotivi, fisici, come anche la malattia. Quindi, dimostra il fatto che appunto queste cose che sembrano cavolate, ma sì, sono cose da bambini, eccetera, gli occhiali, ecco, però alla fin fine se noi ci immergiamo in questo mondo, perché sai, gli adulti ormai sono andati in un altro pianeta, i bambini sono lì poverini, no? Invece noi siamo molto più in su, più avanti, ormai la vita è dura, sono tutti i problemi da risolvere, no? In realtà dobbiamo tornare, ragazzi, un po' a quello che abbassarci, no? Quindi inventare una fiaba, se te lo dice la psicoterapeuti, psicoterapeuta, uno dice, ma potrebbe essere anche vero, ma e si mette un po' in gioco, questo. Ecco, io avrei finito, vi rallegro un attimo, spero, con una canzone, che c'è un lavoro che si chiama Energio, che loro conoscono, dove praticamente si parla proprio delle energie alternative. E lì ho fatto due canzoni che loro hanno fatto cantare anche i bambini e sono venute molto bene, è stato molto bello. Ecco, ovviamente le parole sono molto semplici perché sono legate ai bambini della scuola materna. Allora, ecco, sono canto un po', vediamo. Sole, acqua e vento, vento e acqua e sole sono le tre cose che aiutano di più. Se c'è vento sono contento, se c'è il sole ancora di più. Se vuoi piove mi diverto e ti bagni pure tu. Sole, acqua e vento, vento e acqua e sole sono le tre cose che aiutano di più. Quando picchia forte il sole, faccio un grande tuffo al mare e col vento mi distendo sulla spiaggia ad asciugare. Sole, acqua e vento, vento e acqua e sole sono le tre cose che aiutano di più. L'acqua serve per far bene, mani, piedi e di capelli, uffa uffa tutti i giorni, più le orecchie, naso e denti. Sole, acqua e vento, vento e acqua e sole sono le tre cose che aiutano di più. Sole, acqua e vento, vento e acqua e sole sono le tre cose che aiutano di più. Ecco. Ho visto cantare,
vista il cantare dei bambini mi hanno azionato, sono tanto bravo. Mario canta anche l'altra. Ah, l'altra, vabbè, sempre, c'è un'altra canzone che è sempre parte di questo lavoro, che è sono facsimile a questa qui. No? Questa però è un po' più sincopata, ritmata, perché i bambini hanno bisogno anche dei nomi. Allora fa: cosa abbiamo fatto con lo smog? Cosa abbiamo fatto con il gas? Abbiamo inquinato la terra, abbiamo sporcato il pianeta. Acqua, 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 sole, 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 la nostra cara terra, questo solo vuole, solo acqua e vento, vento e acqua e sole, ci possono aiutare a venire un errore più. Però comunque è così, insomma, dai. Bravo, Mario! Bravo, Mario! Bravo, peccato che non ti un bambino. Ah sì, vabbè, io ne ho tanti, ne hai tanti. Sì. No, se avete qualche domanda, qualcosa, non so, se volete dire qualcosa a voi, come vi è sembrata questa cosa. Adesso qui, qua ci sono i diciamo, i volumetti, qua, i libri, ecco. Sì. Sono anche accompagnati dal segnalibro con lo stesso, stessa immagine. Se volete fare pubblicità, in giro, magari se qualcuno... Io avevo invitato, avevo tramite me anche tutti gli istituti comprensivi, provincia, eccetera. Però insomma, pazienza, poi siamo sopra le feste, poi oggi c'è la partita. Sì, è la giornata proprio, sempre...